Amici degli spettatori, ci troviamo con Carlo, un'altra avventura, no? Con Vincenzo. Prima abbiamo parlato di quello che è l'amicizia con Vincenzo. E tu vai ovviamente ad impersonare un ruolo difficile, nel senso che si parla della crisi del teatro, eccetera, e tu in conferenza stampa ovviamente hai detto: io sono un fortunato perché, dato la mia professionalità, quello che è, non ho subito già dall'inizio della mia carriera questo modo di lavorare. Ma questo è anche un messaggio per i giovani che iniziano anche a fare teatro. Però bisogna interpretarlo il messaggio, insomma, non è oggi, se qualche giovane mi dice, mi chiedono di dare un consiglio ai giovani, io dico di non fare questo mestiere se non si ha la vocazione, perché è un mestiere comunque complicatissimo, insomma, Cioè il fatto che io non abbia avuto abbia fatto una gavetta, diciamo così, difficile dal punto di vista artistico, nel senso di aver avuto sempre ruoli importanti dall'inizio, è un po' la fortuna, un po' anche meritata fortuna, un po' la strada che hai preso, però non è detto che sia sempre così, cioè nel senso è più brutto forse elemosinare ruoli e battute che non magari avere un inizio di carriera con scarsi guadagni, ecco. Io più quelli ho avuto all'inizio, poi invece ho avuto sempre ruoli di un certo valore, non, ripeto, poi non so se dipende solo dal fatto che magari avessi avuto talento dall'inizio oppure di averli meritati dall'inizio, questo non lo so, però comunque non è un messaggio sicuramente positivo. Oggi la crisi del teatro è un'altra, più che una crisi di sovvenzioni, di crisi di testi, nel senso che non ci sono grandi autori, crisi di teatro perché non si scelgono sempre gli stessi, diciamo così, classici, non si dà grande valore magari a certe altre, diciamo così, rappresentazioni, crisi magari dei teatri stessi che stanno fallendo, non ci stanno più, c'è anche una crisi proprio anche di valori umani, i produttori teatrali non esistono più, non è più un affare fare teatro, è difficile entrare nel circuito, è una torta che si fa sempre più piccola, mangiano sempre gli stessi, i produttori spesso mettono su delle cose e poi delle produzioni che non portano fino in fondo. Il circuito paga pochissimo, cioè pagano, ma pagano con grande lentezza, insomma la crisi al teatro è molto, ma molto più profonda e complicata. Diciamo che in questo periodo il potere magari del teatro e del cinema è in mano anche a degli artisti che magari non hanno questi grandissimi, diciamo così, valori. Probabilmente. Ultima domanda. Ovviamente con Vincenzo c'è una grande amicizia, l'ha detto anche lui in conferenza stampa. Tu come senti Vincenzo? Un amico oppure ecco, un compagno di lavoro? No, molto più di un compagno di lavoro, sicuramente un amico, però credo che nel lavorare assieme viene fuori l'amicizia in tante cose magari di cui il pubblico non si avvede, cioè nella preparazione, dietro le quinte, diciamo. Però credo che il rispetto, al di là dell'amicizia, non debba mai mancare nei rapporti di lavoro. E quello forse è indipendente, deve essere indipendente dall'amicizia. Spesso il rispetto non c'è in questo mestiere. Grazie. Grazie a voi.